video, una data del 1900, il Novecento, 1968. Qui mi hanno regalato un giornale che è del 2008, però mi hanno dato adesso che siamo nel 2017. Si è scritto 1968 ed è così, il mensile nel 2008 che vendevano insieme al Corriere della Sera. E così, i mille aspetti del 1968. È interessante perché all'inizio c'è subito la pubblicità della BMW, che è col 68, poi Negroni, poi l'Audi, poi la Volkswagen. Poi c'è pure la Fiat, tutte macchine, tutte macchine, tutte macchine. E poi inizia queste foto d'epoca. No, c'è anche la Porsche, c'è anche la Porsche, nel 68. E poi comincia il fascino di un'occasione perduta, no? E dov'è l'occasione perduta? Cioè, quale sarebbe l'occasione perduta? Per molti l'occasione perduta è il 1968. Ma perché perduta? Poi sfogliando qua, no, non è che si capisce cosa è perduta. Perché hanno giocato, se uno legge questo inserto massiccio, hanno giocato tutto sulla parola rivoluzione. Che cosa doveva essere rivoluzione? Rivoluzione doveva essere cambiamento totale di che cosa? Di tutto, no? Della vita, cambiamento della vita, cambiamento di come. Qui c'è anche un articolo sugli studenti Alparini. Ecco, io andavo al Parini, liceo Parini. Questo liceo Giuseppe Parini nel centro di Milano, zona Brera, è la caratteristica che a febbraio fu occupato dagli studenti. Io ero uno degli studenti del liceo Parini. La differenza tra me e questa commemorazione, che punta tutto sulle manifestazioni di piazza, anche la faccia così, la ragazza che con la bocca aperta guarda verso un futuro che non si sa qual è, la descrivo in un libro che io ho scritto, La valigia delle Indie. C'è un UFO che dice Hare Krishna, c'è un Buddha, c'è uno con l'autostop, il pulmino Volkswagen, una nuda che fa yoga, e insomma. E questo libro interessante perché è una raccolta di lettere, di flash dal 1968 in poi. Perché che cosa succede? Che io nel 1968 finisco il liceo, mi iscrivo all'Università Statale di Milano, dove c'era così, lo storico movimento studentesco, quello di Capanna e altri. Capanna forse era il personaggio più conosciuto. Però parto per l'India, cioè finita l'estate, perché in India c'erano i monsoni, poi qui d'estate si sta bene, parto per l'India e inizio quello che allora si chiamava un cammino mistico, un cammino spirituale, un cammino diverso da quello. Quindi 2008, a 40 anni, a 40, ecco, avevo dimenticato che dietro c'è la pubblicità della Lancia, cioè qui praticamente ci sono tutte le grandi marche di automobili. Adesso è il 2017, l'anno prossimo, il 2018, faranno il cinquantenario, no? Perché noi viviamo nella società degli anniversari. Questo era il 40 anni, 68, 2008, 40 anni. Quindi queste foto si ritroveranno, secondo me, anche nel cinquantenario, poi faranno il centenario. Poi faranno che se è ancora vivo qualcuno del 68, no? Se, come,
c'è qualcuno vivo che ha fatto la prima guerra mondiale, qualcuno vivo che ha fatto la seconda guerra mondiale. Che ha fatto il 68? Che cosa vuol dire? Faccio il 68 non vuol dire niente. Cioè, nel 68 c'erano milioni di persone vive, qualcuno è andato in una direzione, la piazza, la manifestazione di piazza, che poi è stata ripresa dai politici, è stata manovrata dai gruppi politici o da gente che usciva da gruppi politici organizzati e ha creato un movimento studentesco, avanguardia operaia, lotta continua, potere operaio, da cui poi sono venuti fuori prima linea, brigate rosse, per stare sulla sinistra. E poi c'erano la destra, Movimento Sociale, Giovane Italia, anche lì sono venuti fuori dei gruppi armati di destra. Quelli come me, valigia linea, che andavano in India. Tra l'altro questo libro è interessante perché l'ho fatto insieme a mio amico Piero Verni, che è stato poi per anni presidente dell'Associazione Italia-Tibet, e quando l'abbiamo fatto all'inizio così degli anni 70, io ho scritto due libri, questo negli anni 70 e l'alimentazione alternativa, ma non feci nessun contratto, alimentazione alternativa, perché dire vegetariana in quell'epoca non, la parola non c'era, invece alternativa poteva essere interessante. Questo qui esce come libro, viene venduto, cioè. Poi un giorno vedo su internet che nel mercato e-commerce, no, eBay, questo libro vale 50 euro. Cioè, vuoi 50 euro? Poi magari neanche nuovo, usato. Allora un giorno vado a Piazza Sant'Ambrogio a Milano, perché la libreria che c'era lì attaccata alla Celuc è quello che l'ha stampato, vicino alla Cattolica. Allora entrai e trovai Barbatiello, che era esattamente come era 30 anni prima, che uguale. Allora scherzai, gli ho detto: assolutamente, mi devi dare una copia della valigia delle Indie, no? Così, no? Perché non mi hai mai pagato i diritti d'autore, tu. Poi io ho detto: ne hai una copia, no? Lui fa: più di una, perché lui ha un magazzino, perché avendo una libreria universitaria fa: ne ho 300 copie e le ho comprate. Per cui, se qualcuno vuole, mi scrive gio.cerquetti@libero.it, poi farà una donazione che va all'ONLUS, no? Cioè, tipo, apriamo, cioè, Dio è un concetto con cui misuriamo il nostro dolore. John Lennon. Oppure frasi prese da queste lettere, fatto una raccolta di lettere. Qui c'è una natura veramente incredibile, l'Himalaya, il sole, le nuvole, fiori dai colori incredibili, è tutto così splendido. Ed è bello leggere che cosa scrivevano quelli che andavano in India. Praticamente quelli che andavano in India allora scrivevano l'opposto. Di quello che dicevano questi delle manifestazioni. Tant'è che io vivevo in India, tornavo a dare gli esami e andavo alla statale e dicevano: viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. C'è questo: Marx, Lenin, Mao Zedong, no? C'era proprio questa triade. E si definivano compagni. Mo che fine hanno fatto i compagni? Qualcuno l'ho rivisto così, no? Molti hanno fatto i soldi, nel senso che era gente intelligente, si sono messi a organizzare concerti rock, aziende, agenzie di pubblicità, qualcuno è diventato onorevole in qualche partito. Questi qua invece, tipo Om Namah Shivaya, Hare Krishna, questi qui, ognuno ha preso il suo cammino, tipo qua, quando sai vedere bene ogni cosa diventa il tuo guru. Erano già frasi forse difficili da capire allora, adesso sono ancora più difficili. Lo yoga è un viaggio, con due foto di yogi così. E
quindi qui una bella foto di Buddha. Qui c'è una bellissima foto di Giulia Amici, io ero sposato con Giulia Amici, che dice Namaste, Namaste. Nel 2017 Namaste è apparso poi nella canzone che ha vinto Sanremo, no? Occidentali Scarma Namaste, qui c'era già Namaste. Om, 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 il suono dell'universo. Allora, qual è la mia conclusione? La mia conclusione è che non c'è un anno della rivoluzione. Ognuno ha il potere di mettere in atto la propria trasformazione consapevole e positiva, ricordando che abbiamo un solo potere, quello su noi stessi. Cioè ognuno può cambiare la sua alimentazione, il modo di arredare la casa, il modo di parlare, le persone che vuole frequentare. E però ci sono quelli che dicono, beh, ma io c'ho un lavoro, come faccio a cambiare? Allora, comincia a portare nel tuo spazio vitale, lavoro, casa, dopo lavoro, tempo libero, quello che tu credi che sia il cambiamento, la trasformazione consapevole e positiva. Non c'è altro, perché la parola rivoluzione, rivoluzione, no? C'era un gruppo di ragazze, di donne che poi furono chiamate femministe, che fecero a Milano un teatrino, così che si. Un teatrino nel senso che c'erano piccoli teatri. Mi ricordo che c'era sto manifesto che diceva: scoppiata la rivoluzione, non ho niente da mettermi, non so cosa mettermi, no? Perché c'era l'idea che quando uno usciva di casa prima, non so bene cosa mettere. Lui diceva: scoppiata la rivoluzione, non so cosa mettermi. Allora, la rivoluzione non scoppia. La rivoluzione non si fa, se proprio vogliamo usare questa parola, si vive. Ecco, quello si vive. Come? Ripeto, con la trasformazione intelligente, consapevole, positiva, ma anche divertente, della propria quotidianità. Della propria quotidianità. Chiaro che finché viviamo in uno stato che favorisce il consumo di alcol, il consumo di sigarette, o una religione, senza offendere, che facilita il consumo di alcol, perché il prete quando celebra si fa un bicchiere, no? Cioè, quindi, cioè, non è una critica, è un dato di fatto, no? Cioè, molti pensano, oppure dire in vino veritas, io non bevo vino, non fumo, e vedo però che è un business mondiale il tabacco. Il tabacco, l'alcol sono un business mondiale. E che rivoluzione c'è lì? C'è nessuna rivoluzione. Non c'è nessun cambiamento. C'è una alterazione. Cioè uno pensa in un modo, comincia a bere alcol, ha delle alterazioni. Fino a un certo punto l'alcol produce euforia. Poi a un certo punto attacca il fegato, comincia depressione o violenza, stordimento, incidenti stradali, risse. Così. Il tabacco, non c'è nessuno che fumando una sigaretta è morto sul colpo, però fumando regolarmente 5, 10, 15, 20, 30 anni, anche gli uomini più tosti hanno il cancro ai polmoni. No? Però viviamo in questa società, quindi è inutile. No? Cioè, io mi ricordo che alcuni slogan della sinistra erano fascisti, borghesi, ancora pochi mesi, cioè, no? Lo Stato borghese si abbatte ma non si cambia, cioè tutta roba detta poi da persone che vivevano a casa, cioè, magari uno andava alla manifestazione perché a Milano tutti i sabati c'erano manifestazioni. Facevi 5-10 km, è chiaro che torni a casa stanco, sabato sera, convinto che basta urlare uno slogan, basta urlare. Invece il cambiamento non è urlato, il cambiamento è quotidiano, progressivo, regolare, questo sì, questo no, è inutile far finta che questo va bene, ci sono alcune cose che non vanno bene, no? Adesso io dico perché ho parlato di alcol, l'alcol. Ieri ad esempio, io nel 68 ero vegetariano, no?
nel mio c'è 68, io ero vegetariano, ma mica l'hanno detto qua, no? Allora, ieri 2017, festa dell'unità di Bologna, che ci sarà a settembre, grande padiglione vegano. Cioè, alla festa dell'unità sono passati dalle salamelle al vegano. C'è il gruppo Le Dalla Balducci, Vegan OK, che hanno chiesto spazio, hanno visto che la gente vuole mangiare sano, ma la battuta del giornale era: a Bologna, la patria della mortadella, delle salamelle, si mangia vegano. Vegano, no? Quindi al Sana di Bologna c'è il più grande convegno vegano, organizzato da Vegan OK, però il Sana già è una struttura che si occupa di cibo. La festa dell'unità, iniziata dal PC e adesso continuata dal PD, è una festa politica. Quindi quando io nel 68 dicevo un giorno i vostri figli diventeranno vegani, dicevo dai, giovane, visionario, ecco, non ero considerato un pazzo, ma un visionario, cioè uno che ha la visione, no? 2017, il padiglione che avrà più successo alla festa dell'unità di Bologna è quello vegano. Io ho partecipato insieme ad altri a una raccolta di firme per avere sulle autostrade brioche vegane e panini vegani, no? Poi queste firme sono state mandate alle varie organizzazioni. Quella che ha preso è Chef Express. Io faccio pubblicità, no? Che cosa succede quando vado sull'autostrada, che vado a Chef Express, prendo il panino vegano che è buono, che quella che li vende mi dice: qui è un problema per i vegani. Perché? Perché anche i non vegani lo vogliono. Quindi se uno non, cioè, quindi bisogna ordinare le brioche vegane, le mangiano anche i non vegani, perché il non vegano dice: ma deve essere roba che fa bene alla salute, no? Se no perché uno fa il vegano? Fa ragione a me. Quindi c'è una crescita sull'autostrada di cappuccini di soia, no? Brioche vegane e panini vegani, anche dei dolci vegani mangiati avidamente dai non vegani, che poi dopo un po' diventano vegani. Però la soddisfazione di vedere il Festival dell'Unità del 68 e 69, salami, prosciutti, salamelle, mortadelle, è una soddisfazione. Oh, gli anni sono passati, 49 anni, il più grande stand gelati vegani, gelati, ristorante e vendita diretta di cibi vegani. E siamo in 2017. Quindi se andiamo avanti così, difficilmente il vegano torna indietro, ma facilmente quello che era abituato a mangiare male, no, perché poi adesso io se dico carnivoro, quello dice onnivoro, insomma, quello che era abituato a mangiare male dice: oh, ma che forse mi conviene, no? E io ho scritto un libro, infatti, La rivoluzione vegetariana. Perché? Perché se andiamo a vedere, è l'unica rivoluzione pacifica e non violenta. Mentre la rivoluzione francese, lì hanno fatto fuori un sacco di gente, Robespierre, poi la rivoluzione russa hanno fucilato sicuro la famiglia reale, ma poi ha fucilato un sacco di gente, e poi Lenin, questa gente qua, ha mandato milioni di persone nei gulag a morire, insomma, rivoluzioni col sangue. La rivoluzione vegetariana è l'unica senza sangue, cioè cambiando l'alimentazione non devi uccidere o far uccidere, no? Quindi che fa? Cioè, se andate al Festival dell'Unità, chiedete il cibo vegetariano. Cioè, dite che vi mando io. Cioè, c'è un amico che l'aveva detto quando era piccolo, no?
No, ma io le dicevo queste cose, no? Perché poi ho sempre avuto amici sia di destra che di sinistra, no? E dicevo, prima o poi succederà, prima o poi succederà, prima o poi succederà. Ma che cosa succederà prima o poi? Succederà che mangeremo tutti in queste riunioni di cibo vegetariano. Cibo vegetariano, vegano, cioè vegano vuol dire senza prodotti animali, eh? Quindi buon appetito, Hare Krishna, dovunque andate, autostrada, non autostrada, Hare chiedete Krishna, cibo Hare non Krishna, violento. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.